Perché succede ogni volta che vado di fretta? È vero, ogni volta che vado di fretta mi spariscono le porte, sempre. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Angels of Death. Andiamo subito avanti dall'ultima volta. Allora, praticamente piccola nota, mia sorella ha giocato a questo gioco col mio computer, quindi appunto questi salvataggi qua sono suoi. E poi quando passeremo all'episodio 3 al 4 sarà la stessa cosa, tutto che sarà pieno di salvataggi suoi. Io non so niente, non mi sono fatta spoilerare niente, quindi niente, non mi spoilerate neanche nei commenti, per favore, se no vi blocco, grazie. Allora, non devo più andare da questa parte. E qual è? Non mi ricordo più. Perfetto. Qua forse? Sì. Ok. Andiamo. Addio, dai il tuo nome e potrai entrare. Se sei libero dall'inganno, offri il nome dentro di te e poi conosci te stesso. Sappilo, Dio non dà valore a quelli che sono corrotti. Quanto devi leggere? C'è qualcosa di interessante qui? Non in modo particolare. Beh, allora perché eri così seria mentre lo leggevi? Mi dispiace, non ti preoccupare, andiamo. Va bene. Ok, l'ascensore è chiuso. In che senso non si apre? Siamo venuti fino a qui e poi succede questo? Ok, penso che si aprirà con quella macchina con dei bottoni di prima. Sono sicura che non ci fosse un bottone per l'ascensore. Fammi pensare. Beh, pensa per entrambi noi. E che devo fare? Ah, c'è un'indicazione. Dobbiamo mettere qualcosa con i nostri nomi scritti sopra. Quindi le cose. Quelle con cui ci siamo fatte la foto. Probabilmente sono della misura perfetta per entrare. Ma ci sono due di questi cosi. Uno per me e uno per Zack. E boh, metto il mio. Penso. No, non è questo. Ok, è questo. Avrebbe dovuto funzionare. Ok. Ah, e vuole buttare via il suo? Non sembra necessario. Però perché, raga? Oh, si è aperto. Saliamo. Aspetta. Ehi, Ray. Hai fatto un bellissimo lavoro prima. Cosa intendi? Voglio dire. Hai fatto un lavoro stupendo a sparare a quella pazza. Sembra che mi sia levato un peso dalle spalle. Sì. Ehi, Ray, quindi cosa ti ha portato qui? Oh. Sono stata testimone di un omicidio e sono venuta qui per avere uno psicologo. Quando mi sono svegliata ero all'ultimo piano di questo edificio. Non ha senso. Dimmi. Oh, e poi la pistola con cui hai sparato non era di quella tizia, vero? E che mi dici?
Quella è la mia pistola. Come hai fatto a mettere le mani su una cosa del genere? Dentro la mia borsa, in un fazzoletto. Ce l'ho da quando ho visto quell'omicidio. E perché non l'ho usata dall'inizio? Io non mi voglio uccidere. Dio non me lo perdonerebbe. Non intendevo quello. E poi sei tu quello che mi ucciderà. Non sono sicuro se sei un idiota o intelligente. Ad ogni modo, quello che hai fatto prima, sparandole, era la cosa giusta. Mi ha fatto ridere solamente pensare a questa cosa. Diciamo, sei arrivata giusto in tempo. Sei di buon umore? Beh, si direbbe di sì. Anche te, vero? Beh, oh wow, ha sorriso incredibile, sì. Non ci posso credere. Questo comunque non fa altro che alimentare la mia teoria che Rachel è un'assassina. Non lo so se lo è, appunto, perché non mi sono fatta spoilerare nulla e non so la fine di questo gioco. Però tutti gli indizi, anche il fatto delle cose che ho scritto il nome sopra, secondo me non ha accettato quello di Rachel perché forse quello non è il suo vero nome? Non lo so, una cosa del genere. Ci siamo comunque. Zack? Zack? Ok, è finito anche il secondo episodio. Ovviamente faccio anche inizio il terzo. E vediamo un attimo i titoli di coda. Comunque, io li vedo solamente perché ci sono i disegni belli. Cioè, penso che siano del manga. Pensate tipo all'ansia della gente che mentre usciva il videogioco lo stava giocando e gli è finito l'episodio con Zack che sembrava morto. E non ha potuto giocare l'episodio dopo perché ancora non era stato. Ancora non era uscito. Vabbè, io non ho parole, veramente. Brutte persone. Ok, continua. Ok, sono al secondo episodio, al terzo episodio, quindi facciamo un nuovo gioco. Ok, movimenti quelli di sempre. Episodio 3. Ok, sono al piano B2. Zack, siamo arrivati al B2. Ok, è vivo. Zack! Scusate. Grazie al cielo. Ci siamo già? Sì, però. Allora andiamo. No, non sei pronto. Stai ancora sanguinando. Sangue? Non mi dà fastidio. No, le tue ferite non sono completamente guarite. Potrebbe essere fatale se si riaprono. Ho detto che non mi importa. No. Ray? Cosa c'è che non va sulla tua faccia? Zack? Zack?
Va tutto bene. È solamente svenuto. È ancora vivo. Ok, sta mostrando delle emozioni. Ma spingerlo a proseguire non è una cosa saggia. Non posso neanche sollevarlo e farlo camminare, senza menzionare il sangue. Solamente dei punti non lo faranno guarire. Devo fare in modo di fermare l'emorragia e disinfettare le sue ferite. Andrò a controllare se c'è qualche medicina da qualche parte su questo piano. Zack, per favore, resisti ancora un po'. Prometto che mi renderò utile. Quindi, per favore, resisti. Devo sbrigarmi. Ok. Allora, da questo punto in poi, siamo molto vicini al punto dove non ho più visto gameplay. Cioè, praticamente, come ho già spiegato all'inizio serie, ho visto un gameplay fino a un certo punto, che appunto è molto vicino su questo piano. E poi mi sono fermata per iniziarlo a portare sul canale. Quindi da quel momento in poi andrò completamente alla cieca, sarò persa, non saprò cosa fare. Sembra che sia un organo. E le luci si sono accese. Questo posto mi dà una strana sensazione. Cosa? Del fumo che veniva da quella candela. Questo fumo ha una specie di odore dolce. Cosa è appena successo? La mia testa era da un'altra parte per un po' di secondi. No, basta. Devo sbrigarmi e trovare la medicina per Zack. Ok. Dio desidera i puri e i sinceri. E quindi cosa sei? Un sacrificio? Un angelo? Oppure qualcuno che cerca la salvezza? Rivela tutto e pentiti. Pentirmi. Ok, sì, è un confessionario. Credo. Mi sembra. È un confessionario di fronte a me? Quindi questo posto è salvezza. C'è una porta, ma è chiusa. Sacrifica il tuo nome è scritto al centro della porta. C'è bisogno del mio nome qui. Ma lei non ha buttato via la carta prima? Rachel Gardner. Ah, ok, non c'è bisogno della carta, perfetto. Si è aperto. Ha senso. È un confessionario e tutto il resto. Entriamo? Spero che ci siano delle medicine. Oddio, se muoio piango. Vado. Sono solo io. L'odore dolce si sta facendo più forte. Forse la mia mente sta facendo brutti scherzi con me. Non posso più uscire? Oh no, ma Zack conta su di me per trovare delle medicine. Devo trovare un modo per uscire. Ah, c'è una piccola fialetta sopra una sedia. Ma dentro è vuota. Suppongo che sia una fialetta d'inchiostro. C'è una scritta sul muro. Di i tuoi peccati. E questa fialetta sarà il tuo testamento. È stata aperta una porta. Ho sentito qualcosa che si sblocca. Cosa significa che devo professare i miei peccati in questa fialetta? Significa che devo salvare. Ok, ho salvato nello stesso salvataggio, non volevo.
sono delle scritte sul muro. Comunque adesso penso non me lo ricordo per niente lo stesso, anche se ho visto un gameplay. Se il tuo peccato è sconosciuto, strappalo via da te. Quando si va? Non c'è nulla se non uno specchio qui. Guarda bene, bene dentro te stessa. Sei un sacrificio o sei perduta? O sei un demone? Tutti i desideri di Dio sono in te. Cosa intendono? E cosa significa guardare bene dentro me stessa? Riferendomi allo. Si, rifer si, rifer si riferiscono allo specchio, oddio, non so parlare. Il mio riflesso è nello specchio. Posso vedere il mio riflesso? È tutto. Sei ingenua oppure ti stai semplicemente ingannando? Questa è la stanza del pentimento. Se tu vuoi lasciare questo posto, devi conoscere te stessa. Si è fatto a pezzi. Una figura umana è riflessa nello specchio. Ah, ok, quindi il suo riflesso è ancora nello specchio. Che strano specchio. Ma faccio meglio a prendere un pezzo con me. Il tuo frammento probabilmente si riferisce ai frammenti di specchio. Ok, ho preso un pezzo di specchio. Se non c'è nulla qui, allora devo sbrigarmi e trovare il modo per uscire e andare a guardare da un'altra parte. Ok. Ok, salviamo di nuovo. Qua posso andare? No. Non posso neanche uscire. Quindi? Ok, posso usare credo questo. Spero non sia un bad end. Aiuto. No, mi danno da salvare. Perché? Cos'è questo posto? Non posso più uscire. Oddio, perché? Ci sono delle scritte. I tuoi peccati sono visibili. Quello che hai commesso non si vede più. Hai cancellato i tuoi peccati oppure non sai dei tuoi peccati? Se hai perso di vista i tuoi peccati, accettali mentre scorrono fuori. Devo accettarli? Significa che dovrei riempire la fialetta che ho? Ok, non posso salvare. Un altro indizio per il quale secondo me Rei è un assassino. Allora, questo dipinto raffigura un ragazzo che corre giù per una strada. Aspetta, non faccio nulla per ora. Questo è di un serpente, non fare nulla. Questo è vuoto. Ah, devo completarlo con qualcosa. Questo invece raffigura un uomo con un fucile da caccia. Vabbè, io lo strappo. Praticamente un dipinto di un agnellino è venuto fuori dallo strappo. Ho preso il dipinto dell'agnello. La canna di un fucile esce fuori da. Devo spostarmi? Oddio.
Era. Ci sono andato vicino. Ok, c'ho un sacco paura che mi spara di nuovo se passo qua. Allora. Strappo anche questo. Non posso riempire questa fiala di un urlo. Ram, non so cosa sia. Scusatemi. Strappo anche questo. Un serpente? Oddio. Non posso far entrare il serpente in questa fiala. E poi devo stare attenta a non farmi mordere, perfetto, cavolo. Ah vabbè, però si muove lento. Sì, metti tutto, metti tutto. Ma mi sta venendo addosso? No. Ok, metto anche questo. No, non mi viene a mordere. Ok, aspetto che si allontana. È venuto fuori un dipinto di una famiglia di pecore. Ora è completo, eppure non succede niente. Se hai perso vis di vista i tuoi peccati, riempi di nuovo e accetta, e accetta quelli che vengono fuori. Significa che devo rompere questo dipinto. Se si leva il serpente mi fa un favore. Ok, grazie, perché mi mette ansia. Ok, lo rompo. È venuto fuori un liquido rosso. Penso di poterlo mettere dentro la fiala. Ok. Cosa è appena successo? Ho messo il liquido dentro questa fiala. Quindi che faccio ora? Non sembrava neanche una medicina. Non c'è nulla che possa fare qui. Tornerò indietro e darò un'occhiata da qualche altra parte. Ah, fatemi salvare qua. Questa prima non c'era. Una porta. Non c'era prima, non dovrebbe essere qui. Beh, ora comunque posso uscire di qui. Vado. È così buio. Sarà difficile camminare. E poi questo posto ha anche un odore dolce. Cos'è questo? Questo odore? È dolce, ma ha anche un odore di pesce. Sto di nuovo con la testa tra le nuvole. La porta non c'è più. Perché succede ogni volta che vado di fretta? È vero, ogni volta che vado di fretta mi spariscono le porte, sempre. Comunque, devo trovare il modo per uscire. Zack è in pericolo. Allora, io direi di concludere qui questo episodio. Scusate se non è venuto molto lungo, però vado di fretta anche io. Quindi, spero che vi sia piaciuto, spero che non mi si sparisca la porta adesso che vado di fretta. Lasciate un like e un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!